aspetta! È Deacon! Dietro di lui! Tu e tu! Seguite la strada, non devono tornare! Ora! L'hai trovato? Che ne resta, sì. E che cosa ne resta? Ho sentito sparare. Che succede? Ti hanno aggredito i ripugnanti, ma ho sistemato tutto. Sistemato tutto? Cosa? Che mi aspettavo? Aspettavi cosa? Senti, Ricky, chi è il capo della sicurezza? Sai, me lo chiedo anch'io ogni santo giorno. Qui ho finito. Bene. Che fai da queste parti? Che cosa faccio, Dick? Eddie mi ha chiesto di chiamarti. Perché? Ehi, aspetta, no, Boozer sta bene. Non lo so, dobbiamo andare. Che è successo a Boozer? Non lo so, ma Eddie mi ha chiesto di cercarti. Ho chiesto in cielo e ho scoperto che eri qui con Schizzo. Ora capisco perché. Non so di che parli, davvero. Il sito dello schianto, le medicine. Non è un segreto, Dick. Iron Mike stava negoziando con Carlos. Voleva stringere un accordo per dividere le scorte con i ripugnanti. Ma cazzate! Che vuoi dire? Voglio dire cazzate! Sono stato lì. Qualcuno ha saccheggiato metà del carico e tutte le tracce portano a sud. Ho passato mesi a trattare con i ripugnanti e ti garantisco che fidarsi di loro è una follia. Mi sembra di sentire Schizzo. Ti ha messo in mezzo, vero? È stato lui a dirti del sito. Sì, certo! Ora sono diventato il galoppino di Schizzo! No? E allora come l'hai scoperto? Da un randagio al campo di Copland! Non è un segreto, l'hai detto anche tu! Giusto. Comunque Schizzo cerca da mesi di scatenare una guerra con i ripugnanti. Vuol per lui che sei venuto a dargli una mano. Posso chiederti una cosa? Posso impedirtelo? L'ultima volta che ti ho visto, lo scorso autunno, hai mandato al diavolo Iron Mike perché non voleva pagare per i tuoi superstiti. Non è andata esattamente così. Invece sì, me lo ricordo bene. Mike ha detto che gli sembrava un traffico di schiavi. Ok, senti, non abbiamo mai obbligato nessuno a venire. E Tucker? Vale anche per lei? Non lo so. Quando incontri un sopravvissuto che soffre la fame nell'incubo, dorme da giorni e si trascina senza la forza di scappare da uomini come te, non pensi che forse non abbia altra scelta? Eppure alla fine lo porti a Hot Springs e ti metti in tasca qualche credito. C'è sempre un'alternativa, Deacon. Credi sia semplice per noi accogliere chi non può lavorare e dare il suo contributo? Ma per fortuna tua e nostra, Iron Mike non è come te. William! William, se riesci a sentirmi, devi fermarti subito! Eddie, che succede? Boozer! Ehi, tienilo fermo! Che diavolo fai? Ascolta, che stai facendo? Ascolta, dobbiamo farlo! Non c'è tempo da perdere! Ma fare cosa? No! Non provare! Oh. Non tagliarlo! No, no! Dick. No, non puoi! Assolutamente non puoi fargli questo! Stammi a sentire! Gli antibiotici gli salveranno la vita, ma per il braccio non c'è assolutamente nulla da fare. Quindi ascoltami, ho bisogno che tu mi dia una mano. Oppure puoi restare a guardare il tuo amico morire. Eddie, lo stiamo perdendo! Lontana! Dicami. D'accordo. D'accordo, va bene. Ehi, amico. Ehi, bello. Coraggio, adesso tu cerca di stare con me. Tienilo giù. Ok? Dick. Ok. Dick. Tienilo ancora. Ok. Merda, lo stiamo perdendo. No, perde troppo sangue, devi fermarti, perde troppo sangue. Mi serve la garza. Boozer, dai, non resisti. Tienilo. Andrà tutto, dove devo tenerlo? Basta che tu lo tenga fermo, non agitarti e tienilo fermo, dico.
Te la sei cavata bene. Ai tempi del liceo ho pensato... devo fare l'ingegnere meccanico o forse il chirurgo. Avrei dovuto fare il medico. E tu? Ehi, ok. Oggi hai salvato la vita al tuo amico. Dubito che lui la veda così. Beh, alla fine lo capirà. Devo andare ad attaccargli la flebo. Non so da dove arrivi questa roba e non voglio neanche saperlo. Ma salverà parecchie vite, dico a St. John. Moltissime vite. Vado ad aiutare Eddie. Mike, cerca di stare calmo, ok? Deacon! Esci fuori! So cosa hai fatto! Non potevo lasciarlo morire. Mike, lascia perdere, è andata. Questo lo so, dannazione. Boozer ce la farà? Non lo so. Ma i ripugnanti ti hanno visto e ti hanno seguito. Quando Carlos verrà a saperlo, si scatenerà un cazzo d'inferno. Carlos può andare a farsi fottere! Tu stai giocando con le vite degli altri! Spero tu te ne renda conto. Hai fatto la cosa giusta. Mike! Aspetta!